Amici sportivi, buon pomeriggio da Guglielmo Mazzetti che dai microfoni di Teleaia sta per trasmettervi la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Perugia-Juventus. Di fronte a una cornice spettacolare di 35.000 persone, Perugia-Juventus si affrontano alla sesta partita del girone d'andata. Perugia-Juventus condividono tra l'altro la prima posizione in classifica insieme a Genoa e Milan. Dicevamo dei 35.000 spettatori che hanno fruttato alle casse sociali delle Perugia l'incasso record di tutti i tempi, 170 milioni. Ma veniamo subito ad elencare le formazioni che scenderanno in campo. La Juventus schiera Zoff, Cucureddu, Gentile, Furino, Morini, Scirea, Causio, Tardelli, Boninsegna, Benetti, Bettega. In panchina con l'allenatore Giovanni Trapattoni, Marchesi, Cabrini, Virdis. Il Perugia schiera la formazione tipo, per certo solo un giocatore non sarà degli 11, e si tratta di Antonio Ceccarini che per l'occasione è sostituito da Dall'Oro. Ma veniamo a leggere la formazione delle Perugia mentre sui vostri teleschermi sono inquadrati i giocatori a centrocampo. Grassi, Nappi, Dall'Oro, Frosio, Zecchini, Amenta, Bagni, Curi, Novellino, Vannini, Speggiorin. In panchina con l'allenatore Ilario Castagnier, Malizia, Matteoni, Scarpa. Vedete ora un'inquadratura del folto pubblico che ha assiepato i gradoni del Pian di Massiano. Pubblico, non si può nemmeno più dire delle grandi occasioni, è il pubblico di sempre, anche se questa partita riveste un'importanza forse irripetibile per la storia del calcio biancorosso. Inquadrata la curva nord che in questo momento, mentre vengono scanditi i nomi dei giocatori, con il solito saluto augura ai propri beniamini la vittoria, ha scandito il nome di Speggiorin. Volano coriandoli in curva nord per questa partita che sarà senz'altro un ricordo indelebile del calcio perugino. Sventolano nel frattempo le bandiere dei tifosi del Grifo. La curva nord è il tuo cuore, è il simbolo, la frase più importante di questo, di questa zona del Pian di Massiano. Il Perugia e la Juventus si affrontano, ripetiamo, in questa sesta partita del girone d'andata e si giocano il vertice della classifica. Una partita che secondo i critici più importanti è aperta a qualsiasi risultato. Arbitrerà l'incontro per l'occasione il signor Menegali di Roma. Il campo è tutta una pozzanghera. Rincorsa di Cucureddu, palla per Tardelli, Vannini sulle pallone, non è più una partita, è un incontro di pallanuoto. Ora un giocatore del Perugia è caduto a terra. Un giocatore delle Perugia è caduto a terra. Vediamo cosa è successo, ci sembra sia proprio Renato Curi. Accorrono anche i giocatori della Juventus. È come svenuto Renato Curi, almeno a nostro avviso. Adesso a me è già stato la sua. Curi. Basta, ma Renato. Un vero nubifragio si è abbattuto sulle Pian di Massiano. Mentre si sta scaldando, notiamo Matteoni, il difensore delle Perugia. È chiaro che con queste condizioni di campo mettere un attaccante da solo, è come che Curi viene portato via in barella. Il giocatore si è accasciato al suolo da solo, è come svenuto, speriamo che non sia nulla di grave. Aveva ricevuto un incidente, era stato soggetto di un incidente poco prima, colpito da Causio. Ora il valido Curi viene portato in barella fuori dal campo.
il Perugia, quindi il tecnico Ilario Castagnieri manda in campo Matteoni. I minuti di gara, i nostri cronometri sono 7 minuti di gara, 0-0 nel secondo tempo tra Perugia e Juventus. In via Grassi, abbonantemente oltre la metà campo, Vannini.